Buongiorno ragazzi, mi presento, sono Azzurra Lobello e sono un'artista. Il mio sito si chiama azumail.com e da oggi voglio iniziare una nuova esperienza su YouTube. Oggi voglio iniziare un capitolo completamente diverso da quello che ho fatto finora, perché finora ho dipinto pop art, ho anche scritto un libro, anzi se vi va di curiosare lo potete andare a vedere, Instant Pop Art. E invece oggi parlerò di fluid art, liquid art, pouring acrilico, pouring painting, si chiama in un milione di modi differenti, ma sostanzialmente è sempre la stessa cosa, cioè è sempre lo stesso modus operandi di colare l'acrilico sulla superficie scelta, quindi tela, cartone telato, qualunque altra cosa, e di ricavarne dei meravigliosi dipinti astratti, di un'estetica super affascinante, super super bella. È una tecnica artistica che aiuta non solo a esprimere la propria creatività in maniera semplice, ma anche a mettere su tela le proprie emozioni, i propri sentimenti, il proprio stato d'animo. E quindi devo dire una tecnica artistica quasi curativa. Ma vediamo un pochettino in che cosa consiste. Io, come vedete, no, sto scherzando, non lo berrò davvero perché è acrilico, quindi non ci tengo minimamente. Si sceglie un supporto, quindi tela o cartone telato. Sappiate che il cartone telato non regge bene, specie se l'acrilico è diluito molto. Per oggi ho scelto una tela nera, non so perché mi sento molto ispirata da questa tela nera, è di buona fattura, l'ho acquistata su Amazon, il brand è Artesa. Userò questo, il famosissimo pouring medium della Liquitez, che è minuscolo Liquitex. L'ho comprato in un kit, in un set con degli acrilici liquidi e in qualche altro episodio parlerò anche di questo. Dei colori della Artina, li tengo capovolti perché questa tipologia di colore, quando l'ho acquistato, devo dire è stato molto conveniente. Sono degli ottimi acrilici di produzione tedesca. Ti unirò un po' di nero quando vorrò spezzare il colore, proprio perché la tela è nera, e qualche tocco di oro. Questo è della Ferrario, anche questo è un colore che ho da molto tempo. Ma io preferisco sempre quelli in tubetto, perché è molto più semplice, devo dire, usarli. Mi sono preparata i magnifici bastoncini, fondamentali per mescolare il colore. Mescolarli molto molto bene in modo che creino un fluido, appunto, una sorta di filo, come il miele caldo quando cola dal cucchiaino, quindi un filo continuo. Ho preparato anche i miei contenitorini e poi ho il mio olio di silicone, olio di cocco per capelli, che devo dire mi ha dato grandi soddisfazioni. Quindi oggi proveremo con questo. Applicheremo una tecnica semplicissima del flip cup, è la più famosa, in italiano sarebbe tazza capovolta, bicchiere capovolto, cose del genere. Prendiamo tanti contenitori quanti colori desideriamo fare e li mescoliamo con il medium. Il medium è proprio l'elemento con cui, attraverso il quale l'acrilico riesce a fluidificare. Quindi prendiamo il nostro medium, che oggi sarà il Liquitex Pouring Medium, a quanto pare uno dei migliori, lo scopriremo, e scegliamo i nostri colori. Quindi più o meno che rapporto voglio fare, più o meno desidero vedere come va con un rapporto del 2:1 o 1:5:1, diciamo una parte di colore e 1:5 o 2 di medium liquitex. Allora prendiamo un po' di turchese. Oh, già mi sono sporcata. Mettiamo qui, se proprio viene troppo denso il colore, a volte può essere utile aggiungere un pelino di acqua, un po' di nero,
che mi andrà a spezzare il colore della tela, ovviamente, di base, di fondo. Ogni colore ha la sua consistenza, anche se il brand potrebbe avere un'unica consistenza. Per esempio, i Liquitex Heavy Body hanno tutti un corpo molto pesante, una viscosità molto profonda. Viscosità significa, diciamo, in qualche modo coprenza, forti e coprenti. Altri brand potrebbero avere una viscosità diversa in base a il colore stesso. Per esempio, i colori neon, che oggi non sto utilizzando, generalmente hanno una viscosità più leggera, quindi sono più trasparenti. Ok, parto dal turchese e inizio a mescolare. Vediamo un po'. Si deve mescolare molto bene. Tra l'altro, ho scoperto, solo utilizzando questa tecnica, che troppo denso, che si deve far riposare il colore dopo averlo mescolato. Allora, inizio aggiungendo a tutti i Liquitex e vediamo un pochettino a cosa arrivo, in modo tale poi da decidere se devo aggiungere un goccio di acqua. Ora, nell'oro mi sa che dobbiamo mettere un pochettino più di acqua, qualche gocciolina. Considerate che l'acqua più o meno equivale, come dicevo, al 10%. Perfetto, comunque quello, sì, è uscito il filino malefico, però è quello che mi ha dato più difficoltà. Questo me lo posso ricordare un giorno, vedete? Ok, quindi metterò delle puntine, servono a creare una sospensione della tela sul piano di lavoro. La mia opera con i piodini posteriori è sollevata dal piano di lavoro. Questo mi consente di avere un perfetto piano di lavoro per la colatura. Non vi fate spaventare dal bicchiere, che è molto grande. Ok, e ora andiamo a colare i colori dentro questo bicchiere. Da cosa partiamo? Diciamo, colore che mettete di base sarà il colore predominante nella superficie, perché poi il bicchiere lo andremo a capovolgere così, creando un sottovuoto sulla tela. Vediamo un pochettino cosa scegliamo. Io scelgo di fare più strati, non solo 4. Di nero che ancora me ne è rimasto un bel po'. Vedete, li potete mettere come più vi piace, a creare i livelli che vi piacciono, perché questi sostanzialmente sono livelli. Adesso si procede al flip cup. Lo metto più o meno al centro, metto la mano e con fare veloce, zup, ruoto. Questo cosa fa? Crea un sottovuoto, in effetti, tra il bicchiere con il colore e la tela. Credo possa essere molto affascinante, infatti già vedo. E poi, quando un po' spalmato, alzo e metto da parte il bicchiere. Ora mi armo di guanti, perché insomma già vedo la formazione di parecchie celle bellissime. Oh mamma mia, quanto mi sta piacendo questo risultato. Eccoci qua. Mi ha usato quasi tutto il colore. Andiamo a tirarlo dalla parte che desideriamo, lentamente.
questa è l'azione più difficile da eseguire, devo dire. Non vi preoccupate se da qualche parte scola un po' di più, da qualche parte scola un po' di meno. Per i bordi poi ci aiuteremo attraverso le dita. Faccio scendere un pochino velocemente di qua la parte scura e poi lo ritiro così verso il chiaro. Bellissimo l'oro. E queste celle enormi me le faccio venire al centro. Bellissimo. Questo me lo tiro. Bellissimo. Prendo la fiamma, la fiammetta, questa qua, la accendo e la passo velocemente. Molto velocemente, ragazzi, sulla tela, altrimenti prendete a fuoco, e noi non vogliamo questo. Stanno emergendo le celle. Mi sono venute tante piccole celle. Amo impreziosirlo con l'oro, tant'è che avevo scelto l'oro come colore. E trucco, vado a mettere un po' di pietre d'oro con l'opera ancora bagnata nelle parti che non mi piacciono, a creare un po' un disegno. Molto molto bello come risultato, pulito. Diciamo che è un gran macello e lo lasciamo asciugare per un pochettino.